Carissimi fratelli e sorelle, nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, il Signore Gesù ritorna nella sua patria, cioè a Nazaret, entra nella sinagoga e insegna. Però tutto ciò stupisce, anzi scandalizza i suoi compaesani, i quali avevano questo difetto, che è un difetto anche di tanti oggi. Non riuscivano a vedere oltre il visibile, perché Gesù con i suoi prodigi, con la sua sapienza, metteva in discussione le coscienze. Ma loro, poiché avevano gli occhi del cuore accecati, si chiedevano: ma costui è figlio di Giuseppe, è figlio di Maria, i suoi cugini sono qua, eccetera. Da dove vengono tutte queste cose? E allora tutto ciò li indurisce ancora di più nella loro incredulità, e il Signore non può operare lì dove c'è la mancanza di fede e di un cuore aperto. E quindi la difficoltà a vedere oltre quello che appare, perché lì apparentemente vi era un uomo come tanti altri, ma i segni di una presenza divina come in nessun altro erano chiari. E allora si cercava di dare delle spiegazioni umane a cosa che umana non era, perché lì c'è il Figlio di Dio. Oh fratelli carissimi, anche noi non incappiamo in questo errore di non riuscire a vedere ciò che vi è oltre l'apparenza, ma sforziamoci sempre di fare il passo ulteriore, di andare alla ricerca di ciò che c'è dopo l'orizzonte, a partire dalle cose più semplici e banali della vita, fosse anche il clima che noi stiamo vivendo, fossero anche le circostanze che ci capiteranno oggi. Cosa vuole il Signore? Cosa mi sta dicendo il Signore attraverso tutte queste situazioni, anche questo caldo? Andare oltre il visibile degli occhi umani e guardare con gli occhi del cuore significa che, per esempio, di fronte ad un uomo e una donna che sono sposati, io riesco a vedere la presenza del Cristo che con la sua grazia tiene uniti quei due sposi in un vincolo santo e li ha resi conformi al suo amore crocifisso. Davanti ad un sacerdote, quando vado fuori a Cerenza, tante volte la gente mi ferma, scioccata di vedere un sacerdote con la talare, perché dicono: ormai i sacerdoti vanno tutti quanti con le camicette maniche corte, o camicette o talare, sempre sacerdoti sono, giusto? E quindi oltre il sacerdote riusciamo a vedere la presenza del Cristo che intercede come sacerdote, offre e si offre vittima per la salvezza del mondo, o vediamo soltanto un uomo che magari, se con la talare, è più caruccio, se senza talare, insomma, è un ragazzotto come altri? E se poi volessimo andare ancora più oltre e arrivare addirittura al sacramento dell'Eucarestia, riusciamo a vedere oltre le specie del pane la presenza del Dio vivo e vero, realmente presente in quest'ostia, così come è in paradiso Gesù, il figlio di Maria? Ecco, vedete, fratelli carissimi, oggi, primo venerdì del mese, giornata di riparazione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco, riparare al Sacro Cuore di Gesù è riparazione al Santissimo Sacramento dell'Eucarestia, lì dove il cuore di Gesù è vivo, presente e palpitante. Ecco perché il Signore Gesù a Santa Margherita Maria Lacocque chiede la comunione riparatrice, cioè: venite a ricevermi nell'Eucarestia, ma con sentimenti di profonda umiltà e riparazione. E le parole esatte che Gesù disse a Santa Margherita Maria Lacocque riguardano proprio l'Eucarestia. Mostrandole il suo cuore, lui disse: ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini e che nulla ha risparmiato fino ad esaurirsi, a consumarsi per testimoniare loro il suo amore.
E poi continua, in segno di riconoscenza però non ricevo dalla maggior parte di essi che ingratitudine per le loro tante irriverenze. Verso chi? Verso cosa? Lo vedremo. I loro sacrilegi e per le loro freddezze, i disprezzi che mi usano in questo sacramento d'amore. L'Eucaristia. Perché io posso anche venire a fare l'adorazione, ma se non riesco a vedere oltre che lì c'è Dio, cosa farò? Entro in chiesa, mi siedo, mi pulisco il naso, mi mangio una caramella, mi leggo un libro, beh, è finita la mia ora di adorazione, grazie, arrivederci. Meglio non essere per niente venuti a fare un'adorazione così, perché questa è freddezza, irriverenza verso il Signore, altro che riparazione, amore e adorazione. Poi Gesù continua con un'altra postilla, che io la dico a bassa voce, in segno di rispetto, ma è Gesù che parla. Ma ciò che più mi amareggia, dice Gesù a Santa Margherita, è che ci siano anche dei cuori a me consacrati che mi trattano così. Oggi è la memoria di San Giovanni Maria Vianney. Che giornata stupenda per noi parroci, per il clero secolare, il clero parrocchiale di cui lui è patrono. Potremmo dire tanto su San Giovanni Maria Vianney, ma sottolineiamo soltanto questo: la sua profondissima spiritualità eucaristica, sorgente di tutto il suo apostolato, delle folle innumerevoli di anime che andavano da lui ad ascoltare le sue predicazioni, lui che quasi quasi non poteva manco più diventare prete perché non riusciva ad imparare il latino, perché non era molto dotato da un punto di vista intellettuale, ma il suo cuore era grande verso Gesù e Gesù Eucaristia. La notte in piedi per adorare il Signore in preparazione della Santa Messa all'alba, e dopo la Santa Messa all'alba in ginocchio ancora ad adorare il Signore per ringraziare. Concludendo, fratelli carissimi, anche se il tempo si è fatto breve, vi leggo un brano molto, ma molto importante sugli scritti della Divina Volontà, in cui possiamo comprendere come poter riparare al massimo grado al sacramento dell'Eucaristia, il sacramento dell'amore, come dice Gesù. Volume 11, 17 dicembre 1914. Dice la serva di Dio, Luisa Piccarreta, continuando il mio solito stato e stando molto afflitta per le privazioni di Gesù, dopo molti stenti è venuto, facendosi vedere in tutto il mio povero essere, cioè dentro di sé. Ed io mi pareva come se fossi la veste di Gesù. Lei era la scorza, dice in un altro brano. E rompendo il suo silenzio, Gesù mi ha detto: figlia mia, anche tu puoi formare delle ostie e consacrarle. Attenti, anche tu puoi formare delle ostie e consacrarle. Vedi la veste che mi copre nel sacramento? Sono gli accidenti del pane con cui viene formata l'ostia, la materia. La vita che esiste in quest'ostia è il mio corpo, il mio sangue, la mia divinità. L'attitudine che contiene questa vita è la mia suprema volontà. E questa volontà svolge l'amore, la riparazione, l'immolazione e tutto il resto che faccio nel sacramento. Perché Gesù nel sacramento non è che se ne sta lì fermo, immobile. Lui opera, 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 è la sua divina volontà che opera nel Santissimo Sacramento, cui mai si sposta un punto dal mio volere. Non c'è cosa che esca da me cui il mio volere non va innanzi. Attenti adesso. Ed ecco come tu puoi formare l'ostia. L'ostia è materiale, è del tutto umana, perché per formare ostie viventi, eucaristie viventi, ci vuole prima la materia, l'ostia, e poi vediamo come si fa la consacrazione. L'ostia è materiale, è del tutto umana. Anche tu hai un corpo materiale ed una volontà umana. Questo tuo corpo e questa tua volontà, se li manterrai puri, retti, lontani da qualunque ombra di peccato, sono
gli accidenti, cioè la materia, come il pane, no? Per l'Eucaristia. I veli, per potermi consacrare e vivere nascosto in te. Cioè Gesù vuole formare di noi delle Eucaristie viventi. Però ci vuole prima la materia, la nostra vita, il nostro corpo, puro, santo, senza peccato. Quella è la base. Ma non basta. Ciò sarebbe come all'ostia senza la consacrazione, onde ci vuole la mia vita dentro. La mia vita è composta di santità, di amore, di sapienza, di potenza, eccetera, ma il motore di tutto è la mia volontà. Quindi, dopo che hai preparato l'ostia, devi far morire la tua volontà nell'ostia. La devi cuocere ben bene per fare che più non rinasca, e devi far sottentrare in tutto l'essere tuo la mia volontà. Devi far entrare la mia volontà in te stesso. E questa, che contiene tutta la mia vita, formerà la vera e perfetta consacrazione. Sicché non avrà più vita il pensiero umano, ma il pensiero del mio volere, e questa consacrazione creerà la mia sapienza nella tua mente. Non più vita dell'umano, né la debolezza, l'incostanza, perché la mia volontà formerà la consacrazione della vita divina, della fortezza, della fermezza e tutto ciò che io sono. Ecco, quindi, chiamare la divina volontà in noi a regnare in noi, chiamare Gesù a fare tutto in noi. Questa è la consacrazione eucaristica in noi. Onde ogni qualvolta farai scorrere la tua volontà nella mia, i tuoi desideri e tutto ciò che sei e potrai fare, io rinnoverò la consacrazione come ostia vivente, non morta, quali sono le ostie senza di me, io continuerò la mia vita in te. E concludo. Ma non è tutto. Quando tu già arrivi che non ce la fai più a contenere certe cose, Gesù sovrabbonda, ma non è tutto. Nelle ostie consacrate, cioè nell'Eucaristia, nell'Epissidi, sarebbe il contenitore che mantiene l'Eucaristia, nei tabernacoli, tutto è morto, muto, non vi è sensibilmente un palpito, uno slancio d'amore che possa rispondere a tanto mio amore. Cioè, lì c'è Gesù che ama infinitamente, no? Però intorno all'Episside, dentro il tabernacolo, c'è qualcuno che ricambia l'amore di Gesù, che gli fa compagnia. Noi lo facciamo notte e giorno con l'adorazione perpetua, e questo sì, ma in tutti i tabernacoli del mondo chi c'è a fare compagnia a Gesù? Nessuno. Quindi Gesù dice, lì è tutto morto, tutto muto, ci sono solo io. Se non fosse che io aspetto i cuori per darmi a loro, io sarei ben infelice e ne resterei defraudato nel mio amore, senza scopo la mia vita sacramentale. E se ciò tollero nei tabernacoli, non lo tollererei nelle ostie viventi, che dobbiamo essere noi. Quindi alla vita è necessaria la nutrizione, ed io nel sacramento voglio essere nutrito, e voglio essere nutrito del mio stesso cibo, cioè l'anima farà sua la mia volontà, il mio amore, le mie preghiere, le riparazioni, i sacrifici, e li darà a me come cose sue, ed io mi nutrirò. Sconvolgente questa cosa, ne abbiamo un po' parlato ieri. L'anima che ha in sé la divina volontà come vita sua, prende tutto da Gesù e lo fa suo e lo dà a Gesù. Gesù, io prendo i dolori della tua crocifissione, li faccio miei e li offro a te come se io fossi un altro Cristo crocifisso. Altro che riparazione, questa è super riparazione. Capite che significa prendere tutto nella divina volontà da Gesù e darlo a lui? L'anima si unirà con me, tenderà le sue orecchie per sentire ciò che sto facendo per farlo insieme con me, e man mano che replicherà i miei stessi atti, mi darà il suo cibo, ed io ne sarò felice, e solo in queste ostie viventi troverò il compenso della solitudine, del digiuno e di ciò che soffro nei tabernacoli. Questa è la riparazione al Sacro Cuore di Gesù. La Vergine Maria ci aiuti ad entrare in queste divine verità e a consacrare in noi
il Signore Gesù. Siano lodati Gesù e Maria.